Quali sono i consigli per portare una startup al successo? Ricevo molti commenti in questo periodo da tantissimi startup e richieste di consigli che mi chiedono proprio come portare una startup al successo. Bene, la prima cosa sicuramente è quella legata al team, il primo consiglio, ossia avere un team che sia allineato, sia composto da figure, diciamo, complementari e che quindi sia completo, abbia una vision condivisa e deve soprattutto avere l'attitudine al cambiamento, ossia un team che funzioni bene deve saper fare il pivoting, ossia deve saper essere in grado di poter modificare rotta senza avere paura. Il secondo consiglio è la traction, ossia che cosa è la traction? Una startup deve potersi posizionare sul mercato e deve avere delle metriche di crescita crescenti. Nel momento in cui noi abbiamo la traction, sicuramente diventiamo appetibili per qualsiasi investor, per qualsiasi business angel, per qualsiasi fondo, perché avere traction vuol dire che abbiamo capacità di crescita, capacità di posizionamento. Altra cosa importante, terzo consiglio, è entrare nel mindset attraverso il quale noi capiamo che gestire una startup vuol dire gestirla come un processo. Io ho sviluppato appositamente un canvas composto di 12 blocchi dove affrontiamo tutti i processi di sviluppo di una startup, perché la startup non deve essere lasciata al caso, ma deve essere strutturata, quindi con criterio, con processi, con metodi e con best practice. Quarto consiglio, a gestire all'interno di una startup il processo di validazione, ossia noi dobbiamo essere in grado di capire e capire come modificare, come migliorare il nostro prodotto affinché risolva un effettivo bisogno del nostro mercato di riferimento, cioè del nostro target di clientela. Quindi fare validazione, quello che si chiama il product market fit, è fondamentale affinché una startup possa crescere, diciamo, in maniera sostenibile. Quinto consiglio è il controllo, ossia dobbiamo controllare la nostra startup, quindi misurarla continuamente, quindi capire se ciò che stiamo facendo è effettivamente corretto, cioè se stiamo ottenendo risultati in base a ciò che effettivamente noi ci aspettiamo. Quindi introdurre delle metriche. Sesto consiglio è quello del business model, cioè il business model deve essere sostenibile, scalabile, ripetibile e soprattutto attuabile. Questi quattro sono i criteri attraverso cui possiamo dire che il nostro business model funziona. Ed infine, ultimo consiglio è quello legato a voi, cioè dovete avere passione, energia e soprattutto vision condivisa in tutto il team.